Ciao, sono Marco Varnier, gioco al Cittadella e seguite la mia storia sui canali social della Lega Serie B. Allora, sono qua dagli allievi nazionali, ho fatto sì, il primo anno allievi nazionali, poi a metà anno sono passato con la primavera, ho iniziato da sotto età, poi ho fatto il Cittadella in retrocesso quell'anno, quindi ho fatto l'anno di Berretti e avevo esordito quell'anno cioè Coppa Italia Lega Pro e poi l'anno dopo ho fatto qualche partita in primavera per poi esordire in Serie B adesso. Questo è, diciamo, il primo Ma anno cosa vuol proprio in prima dire squadra. partire dal settore giovanile e poi arrivare a giocare in prima Beh, squadra? sicuramente diciamo che è un po' il sogno di tutti quelli che sono del vivaio, perché vedere sempre noi che ci alleniamo tutti al tombolato e vedere gli altri che si allenano e poi giocare nel campo principale, diciamo che è il sogno, il desiderio più grande che ha uno che fa parte del vivaio. Poi essere, diciamo, di Padova, comunque Cittadella e Padova sono vicine, quindi per me è grande soddisfazione. Tanti tifosi, sì, porto tanti amici allo stadio, ecco, quello sì, sì. Beh, qua ci conosciamo tutti, siamo come una piccola grande famiglia, c'è Angelo, quello del campo, Mariano, c'è Tony che è il magazziniere che rompe le palle a tutti, poi c'è Severino che quando può darti una mano te la dà. Un po' Clara, una famiglia. sì, ci conosciamo tutti, quindi veramente ho avuto veramente la fortuna di conoscere certa gente che è sana, genuina e veramente ti aiuta anche a vivere meglio, senza pressioni, in quest' ambiente senza pressioni, e crescere per noi giovani è veramente la piazza migliore, forse. Qui. Beh, siamo in centro a Cittadella, in piazza Piero Bono, diciamo la piazza più grande della città, c'è pure il mercato dei fiori. Tu sei mai venuto qui a comprare qualcosa al mercatino? No, sinceramente no, di solito mi presento allo stadio qua in centro solo alla sera, mai di mattino, ecco. Ma poi, insomma, si può dire che anche se sei forse uno dei più giovani dello spogliatoio, sei forse uno dei più anziani qui al Cittadella. Sì, Perché da beh, quanti anni sono sei qui? 4 anni che sono a Cittadella, ho fatto le giovanili al Padova e poi col fallimento sono venuto qui a Cittadella, quindi sì, sono uno dei, diciamo, più anziani, uno dei senatori, però giovane, quindi diciamo che bisogna lasciare spazio ai senatori dello spogliatoio e noi ci facciamo valere comunque. No, non vivo qua a Cittadella, vivo a Noventa, Padovano, un paesino appena fuori Padova. Sì, faccio, beh, quasi ogni giorno no, perché mi fermo qualche volta a dormire da qualche compagno, magari se c'è un doppio allenamento oppure allenamento al mattino. Però sì, abito a Padova. Da chi ti fermi? Mi fermo da Vido, da Scaglia o da Aquamè, insomma chi mi ospita, diciamo, chi ha spazio. Chi non ha la ragazza a casa, allora chiedo di fermarmi. Ma quindi da qui, che è praticamente il centro della città, lo stadio? Sì, sarà 1 chilometro, è vicinissimo. Adesso si prende questa via che porta a Porta Padova, appunto. E poi si prosegue dritto e poi si vede lo stadio in lontananza e per dirti ci sono giocatori che vengono in bici allo stadio, per esempio Salvi, Iori, Pezzi, perché è vicino, c'è chi abita qua in centro dentro le mura, chi abita fuori, siamo tutti attaccati qua, Ma tu diciamo. vivi anche un po' la città, magari, quando sei qui e non torni a casa? Sì, beh, sicuramente. Per esempio c'è l'autostazione che è, diciamo, un po' il bar più rinomato qua in centro Cittadella. Sì, andiamo sempre a fare il pranzo assieme al Carraresi Bistrò, che è, diciamo, conosciamo bene il titolare del ristorante che l'ha aperto nuovo, è carino qua in centro, vicino a Piazza Piero Bon. E niente, sì.
è piccolina, ma ci conosciamo tutti. Andavo a scuola in centro a Padova, quindi prendevo la bici, la facevo un chilometro, la mettevo in fermata dell'autobus, poi 25 minuti di autobus arrivavo in centro a Padova e andavo a scuola. Uscivo un'ora prima per venire ad allenarmi in tempo e prendevo il treno da Padova, arrivavo a Cittadella dopo regionale, quindi ci metto un bel po', 45 minuti. Dalla stazione non sempre c'era qualcuno che poteva venirmi a prendere, quindi mi facevo un chilometro e mezzo a piedi e poi arrivavo al campo. Diciamo che il mio allenamento l'avevo già fatto. Poi... Però nonostante questo sei uno che la scuola non l'ha mai abbandonata, anzi. No, secondo me è importante, diciamo, tenere sempre la mente allenata, diciamo. E per questo io mi sono iscritto all'Università di Scienze Motorie e Telematica, quindi online, anche se ultimamente non riesco a seguire molto perché i diversi impegni e poi magari non sarebbe proprio la cosa che mi piacerebbe fare e quindi non ho molti stimoli, però comunque è una cosa importante, quindi la tengo in piedi. Io ho iniziato ad allenarmi qua sul sintetico, ho fatto gli allievi a primavera a Berretti, per poi passare nel campo d'allenamento della prima squadra che è dietro questo spogliatoio e poi ho iniziato a giocare qua al Tombolato. Quindi... Ma te la ricordi la tua prima partita? Sì, mi ricordo, faceva freddissimo, era il 30 dicembre contro l'Entella e non mi aspettavo di giocare anche se c'era, diciamo, emergenza in difesa, uno squalificato, un infortunato, quindi... Diciamo il mister mi ha buttato dentro nella mischia, è andata bene, anche se dovevo marcare un certo Ciccio Caputo, quindi penso uno dei migliori attaccanti della cadetteria. E poi il mister mi ha dato fiducia e ho iniziato a giocarle quasi tutte da titolare. Ho giocato dopo la sosta, quindi quello è stato magari ancora di più motivo di soddisfazione più che l'esordio, quindi la fiducia che ho dallo staff, dal mister è la cosa fondamentale per un giovane che sta cercando di crescere in una società come questa. Sicuramente ricordi positivi, poi i miei unici due gol che ho fatto in Serie B li ho fatti qua al Tombolato con la Salernitana e col Frosinone, quindi esultare dopo un gol in questo stadio, anche se diciamo non è il più grande della Serie B, ma comunque è abbastanza caloroso, è stato veramente bello. Wow, nel tempo libero, ma cosa intendi? Cioè hobby? Ah, hobby. Extra calcio. Diciamo, sono appassionato del cinema, quindi... Cosa ti piace? Wow, mi piacciono i film, un po' di... fantascienza, diciamo un po' complicati, quelli che tipo per farti capire Inception o Interstellar, quelli mi sono particolarmente piaciuti. Pure mi piace l'NBA perché è spettacolare, ci sono giocatori straordinari. Il mio preferito per dirti è Westbrook degli Oklahoma, quindi che è uno abbastanza spettacolare, però. Abbastanza, diciamo che è uno anche abbastanza esibizionista, diciamo. E quando posso vederle, se non le fanno alle 4 di notte, ovviamente, però... Ma tu condividi queste passioni anche con qualche altro compagno dello spogliatoio? Sì, sono legato a... Beh, diciamo, ci sono... legato particolarmente ai giovani che come me sono saliti dalle giovanili, che come me alcuni abitano a Padova, quindi... Perché come... appunto come me, hanno fatto Cittadella dopo il fallimento del Padova. Siamo venuti in 7 del classe 98 qua ai allievi nazionali. E quindi c'è Maniero, c'è Fasolo, c'è Caccin, poi sono legato a Vido, qua a me, Scaglia, Pasa, quindi sì, mi trovo anche con loro nel tempo extra calcistico. Io ero grande tifoso dell'Inter e quando... Mi ricordo che vedere giocare Recoba, Vieri, era veramente... Poi vabbè, è indirizzato da mio padre che è interista sfegatato, quindi diciamo che guardare alla TV
l'Inter è stata, diciamo, quel... Però Recoba ieri che... e poi alla fine hai fatto il difensore. Sì, ma io non lo so perché ho fatto il difensore. Tutti volevano fare l'attaccante, adesso io non mi ricordo, ma mi hanno detto che il ruolo che volevo fare era il difensore quando mi sono presentato al campo d'allenamento. Non so cosa avessi in testa, perché ovviamente tutti vogliono fare gol, quindi... No, vabbè, ero un ragazzo un po' particolare, quindi... Alla fine è stata la mia fortuna, no? Fare il difensore, anche se il vizio del gol mi è sempre piaciuto, ecco. Tifoso dell'Inter, hai sempre seguito l'Inter, gli idoli dell'Inter, però il numero di maglia è per uno che ha giocato nell'altra squadra di Milano. Sì, diciamo purtroppo sì, anche se è un grande campione, Alessandro Nesta. E penso che molti difensori abbiano preso il 13 come numero appunto proprio per lui, che è un giocatore... difensore atipico, diciamo, tecnico, elegante, pulito. Allora, diciamo che prima avevano priorità nella scelta i senatori, diciamo, del gruppo, quindi i vecchi. E poi arrivavamo noi giovani con i numeri rimasti dall'1 al 30 e quando ho visto che c'era il 13 libero non ci ho pensato due volte. Poi indirizzato anche da Scaglia, oh, prenditi il 13, oh. Bel numero per un difensore, così.